L'oceano meridionale, benché remoto, non è indenne ai cambiamenti che avvengono sul nostro pianeta. In particolare, gli studi e le ricerche hanno evidenziato come i cambiamenti climatici in corso e anche l'influenza umana, per esempio l'inquinamento, siano misurabili anche nel continente antartico e nell'oceano circostante. Questo ovviamente si ripercuote sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita delle specie che abitano l'oceano meridionale. Una delle specie più studiate per misurare questi cambiamenti è il pinguino di Adelia. È una delle 18 specie esistenti sul nostro pianeta ed è, insieme al pinguino imperatore, la specie strettamente antartica, cioè che si riproduce sul continente antartico. Perché è così studiato? Perché è per il continente la specie più numerosa ed è anche distribuita circumpolarmente durante l'estate antartica in numerose colonie che occupano le aree deglaciate di questo continente, che sono poche, sono solo il 2% di tutta la superficie. Questo pinguino, questa specie, è molto legata alla presenza del ghiaccio marino, sia per i suoi spostamenti durante le migrazioni invernali, che sono abbastanza notevoli perché dalle coste continentali raggiungono aree al di sotto del 60° parallelo, sia durante la stagione riproduttiva perché le prede di cui si nutre sono legate alla presenza di ghiaccio marino e alla qualità di questo ghiaccio. Quindi si nutre di pesce, krill, e altri crostacei come gli anfipodi principalmente, che pesca in zone di mare aperto frammista appunto a PAC, a ghiaccio marino. Il ghiaccio marino è un vero e proprio ecosistema per questi animali, in generale per tutti i predatori antartici. È una piattaforma su cui si spostano, è un concentratore delle loro prede, può creare delle zone di riparo anche dai predatori, e durante le migrazioni invernali permette di spostarsi a latitudini migliori per non rimanere nel continente antartico. I cambiamenti climatici possono influenzare l'estensione del ghiaccio marino, quindi vengono misurate annualmente, tramite anche dati da satellite, le anomalie, quindi quanto si discosta un valore rispetto all'anno precedente, sia durante l'estate che durante l'inverno antartico. Paradossalmente, quindi, abbiamo due fattori che possono influire sulla sopravvivenza di questa specie. Una, scarsità di ghiaccio marino, perché non facilita lo spostamento nelle aree di foraggiamento e la concentrazione delle loro prede, ma anche un'eccessiva estensione del ghiaccio marino, perché porta questi animali troppo lontano dalla colonia durante la stagione riproduttiva per trovare le aree di pesca ottimali e in zone non pescose e non ottimali durante la migrazione invernale. Nel XX secolo la popolazione antartica del pinguino di Adelia ha subito dei cambiamenti abbastanza evidenti. In particolare nell'area della penisola antartica si è registrato un decremento della popolazione, probabilmente in seguito a un minore estensione del ghiaccio marino come conseguenza del cambiamento climatico, che in quella zona è più evidente, più sentito. Come trend opposto invece nella regione del mare di Ross si ha un raffreddamento, quindi il ghiaccio marino è ben presente, si crea un habitat ottimale per questa specie e infatti sin dagli anni 90 abbiamo registrato un aumento della popolazione. I predatori marini antartici ci indicano quali sono le zone ecologicamente più importanti perché appunto vi si spostano sia per l'alimentazione che per la migrazione invernale. Il monitoraggio di queste specie ci permette quindi di individuare queste aree più significative nell'oceano meridionale e ci dà uno strumento anche per poterle conservare e proteggere nel caso che queste vengano interessate da attività umane che possono alterare l'equilibrio di questo ecosistema. Quindi, ai fini della conservazione dell'ecosistema antartico, lo studio di questi predatori è un ottimo strumento per capire come queste popolazioni rispondano ai cambiamenti climatici nell'ecosistema antartico.